Fischia la fine, Massa si apre con una vittoria al campionato della Lazio. È arrivato ora il fischio finale dalla partita. E saluto subito, ciao a tutti, scusate se non saluto, però diciamo che non sto benissimo. E comunque sia, Cagliari che perde la seconda giornata, stiamo parlando comunque della seconda giornata di Serie A del Cagliari, Cagliari-Lazio, terminata con il risultato di 2-0 a favore dei biancocelesti. Che dire, ragazzi, di questa partita? Impressioni a caldo, sono veramente deluso. Deluso dal fatto che le buone cose che ho visto contro il Sassuolo nel secondo tempo non sono state rispettate. Una partita in cui la Lazio ha palesemente dominato dal primo al 90° minuto. Non c'è mai stato un momento in cui il Cagliari, ho visto il Cagliari veramente propenso a poter trovare un gol del pareggio o comunque anche un gol della bandiera dopo il gol di Immobile del 2-0. Comunque sia, parliamo della partita. Lazio che passa in vantaggio subito e al quarto minuto, mi sembra, con il gol di Manuel Lazzari, con una bella azione di Marusic che veramente salta un cartonato di Faragò, penso, perché non è possibile che ti fai, che puoi difendere così in Serie A, perché ragazzi, quello non è possibile prendere un gol del genere in Serie A, perché tu terzino che ti definisci, non puoi difendere in quel modo. Poi Klavan, Valukiewicz completamente assenti, Lico Giannis non ne parliamo perché anche quello lì è un altro cartonato, e Lazzari che appoggia facilmente a porta vuota. Cagliari che comunque nel primo tempo non dà neanche sensazioni di reazione. Forse l'unica vera azione che io mi ricordi è un tiro di Rog che finisce sul... che comunque rimane un po' insidioso perché era angolato, ma era debole, comunque stracoscia respinge, poi c'è Pedro che aveva provato a fare qualcosa, mentre non so, mettere in mezzo, comunque una cosa simile, era in posizione irregolare. E poi nel primo tempo comunque la Lazio ha avuto anche le occasioni per fare il raddoppio. Mi viene per esempio in mente l'occasione clamorosa che ha avuto poi il palo di Correa, che poi vabbè era tutto gioco fermo, però comunque era un'occasione colossale per Lazio. Contropiedi, ragazzi, quanto abbiamo rischiato in contropiede tra Lazzari e Marusic oggi, veramente non si è capito chi ha fatto meglio nella Lazio, perché veramente io sinceramente Marusic, con tutto rispetto, ma non penso sia un titolare, non penso sia neanche un grandissimo giocatore, ma tra i nostri marcatori, tra le nostre due catene di destra e di sinistra, tra Faragò e Nandez, rispettivamente Faragò e Nandez, e a sinistra Lico Giannis e Rog, non ci hanno capito nulla da un punto di vista difensivo. Nel primo tempo soprattutto la catena di sinistra Lico Giannis Rog non è riuscito a fermare una volta Milinkovic e Lazzari, che facevano quello che volevano, ragazzi. Facevano quello che volevano fare, lo facevano, 1-2, poi Lazzari partiva, non lo fermavi più. Io, adesso, è facile parlare con i sé, ma Lico Giannis messo in una partita del genere non serve a nulla, non serve assolutamente a niente. Un attimo, scusate. Non serve assolutamente a niente perché Lazzari è un motorino. Lì, adesso non conosciamo bene questo Tripaldelli, ma ha una stazza sicuramente minore rispetto a Lico Giannis, che è 1,90 sulla fascia, non può marcarti mai Lazzari. Quindi, adesso, col senno di poi, adesso è tutto facile, però comunque sia anche un errore di Francesco qua nella lettura, forse. Anche perché io avrei messo Caligari a centrocampo di nuovo, considerando il fatto che a centrocampo Milinkovic-Savic è un giocatore che fisicamente ci ha distrutto a centrocampo. Nandez che provava a prenderlo alle caviglie, sembrava, non lo so, il cane con... sembrava un bassotto contro un alano. Poi Rog uguale, cioè Marin che era l'unico che un minimo a spallate riusciva a fermarlo, ma anche lui non è sembrato neanche tutto sto granché. Sta il fatto che io avrei messo Caligari, perché almeno un minimo forse fisicamente poteva dargli un po' di difficoltà, ma comunque stiamo parlando di un giocatore devastante da un punto di vista fisico, che nessun centrocampista del Cagliari poteva fermarlo. Però forse Caligari un minimo qualcosa poteva fare. In ogni caso, poi secondo tempo si parte a bomba con l'occasione di Simeone.
Allora, raga, io quel gol adesso probabilmente lo rivedrò a mente a off camera. Però, sinceramente, a me sembrava fuorigioco. Sinceramente, a prima vista mi sembrava fuorigioco. Anche nel primo replay che ho visto mi sembrava fuorigioco. Se era regolare, io non so. Non so cosa potrei fare. Potrei spaccare tutto. Comunque sia. Secondo tempo che comunque sia non cambia molto, tranne quell'occasione clamorosa che sicuramente se il Cagliari lì avesse pareggiato sarebbe stata tutt'altra partita. Però non ci si può affidare a occasioni sbagliate e quant'è? 70esimo circa, arriva il 2-0 della Lazio. Il 2-0 della Lazio, un'altra occasione dove Faragò inesistente, Marusic fa quello che vuole, immobile, poi segna. 2-0. 2-0 tra Lazio e lì la partita finisce sostanzialmente. La partita finisce perché il Cagliari poi ha qualche altra mezza occasione, qualche mischia in area con Pavoletti che era subentrato, ha fatto un po' di cambi. A mio modo di vedere, i cambi doveva fare sull'1-0 di Francesco perché lì su 1-0 io avrei messo già da subito Pavoletti e avrei tolto comunque anche Lico Giannis, avrei messo Trippaldelli subito. Zappa, io sinceramente tra Zappa e Faragò, allora io ho visto molti che hanno elogiato Zappa nella partita contro il Sassuolo. Io sinceramente non ho visto tantissimo. Da quel che vedo, comunque, non è un terzino, non è uno di quei terzini che può spingere tanto come faceva per esempio Luca Pellegrini. Quindi io sinceramente rimango un po' restio a dare dei giudizi positivi ancora a Zappa. Certo è che quel Faragò visto oggi, che a mio modo di vedere è il peggiore in campo, sostanzialmente è il peggiore in campo perché i suoi gol li abbiamo presi dalla sua parte, e magari contro l'Atalanta, che tra l'altro contro l'Atalanta siamo la prossima, ragazzi, contro l'Atalanta potrebbe giocare Zappa, o chi lo sa, potremmo cambiare modulo, chi lo sa. Sta il fatto che passiamo poi ai giudizi, io ve lo dico, ragazzi, ovviamente peggiore ve lo dico, Faragò, Lico Giannis anche, gli esterni. Le zone esterne del campo siamo stati peggiori. Rog, anche Rog oggi non mi è piaciuto molto. Molle, non irruento, cioè irruento non nel senso che fa fallo, però irruento come il suo solito, nel senso che è straripante, ok? Ecco, volevo trovare questa parola, straripante. Oggi troppo, forse anche molto offuscato, ben marcato anche dai vari centrocampisti della Lazio. Poi, l'uniche forse note positive. Non ce ne sono oggi, non ce ne sono. Male anche Sottil, adesso mi è ritornato in mente. Male Sottil, ragazzi, io sinceramente da Sottil non mi aspetto grandi giocate, non mi aspetto dribbling, no, cioè sì, quelli me li potrei aspettare. Non mi aspetto però grandi tiri, grandi cose. Io mi aspetto che sappia mettere, siccome è un esterno, dei cross in mezzo. Ragazzi, un cross oggi non ho visto io. Io ho visto forse il cross al primo minuto che ha fatto Lico Giannis, che è finito sulle mani stracosce, ed è stata forse una delle migliori occasioni del Cagliari, se andate a vedere nel complesso. Cioè, io oggi non ho visto un cross messo bene in area di rigore. Che, da Nandez, che sia stato Faragò, Lico Giannis, di solito, João Pedro. No, niente, niente, niente. João Pedro, anche lui, piantato in terra. Piantato completamente in terra oggi. Simeone lasciato a se stesso, non pervenuto. E, cioè, sinceramente, lati positivi non ne vedo. Se vogliamo dare il migliore in campo, chi lo diamo? A Cragno, che forse è l'unico, visto che ha fatto anche un mezzo miracolo nel primo tempo per evitare il gol del 2-0 di Immobile. Adesso mi sono ricordato anche di quell'occasione. Non ho citato l'occasione di Immobile dove ha fatto quel tiro in diagonale. Per poco non segna il 2-0, ma comunque sia. La partita lì poteva già chiudersi nel primo tempo. Sta il fatto che la Lazio vince meritatamente questa partita. E Cagliari che rimane a un punto dopo due partite, Lazio che vince la sua prima partita stagionale, ha giocato soltanto questa, visto che la prima partita Lazio-Atalanta è stata rinviata. Adesso la prossima sfida sarà proprio contro l'Atalanta in casa loro e sarà difficile, raga, sarà difficile perché l'Atalanta oggi l'ho vista, ha vinto 4-2 sul campo del Torino, passeggiando praticamente, cioè non proprio passeggiando perché comunque il Torino ha le sue occasioni le ha avute, però l'Atalanta, ragazzi, è l'Atalanta. Affrontiamo due squadre veramente forti, poi ci sarà proprio anche il Torino, e poi il Crotone, poi così via. Sta il fatto che a me questa partita non mi è piaciuta, non mi è piaciuta per niente, ma già dalle prime battute non sembrava
Non sembrava un Cagliari pronto. Cioè, io mi aspettavo di vedere. Scusate, sto sgrottando, non so perché. Io mi aspettavo di vedere almeno un primo tempo giocato meglio rispetto a quello contro il Sassuolo. Perché contro il Sassuolo, i primi 20 minuti non ci abbiamo capito un cazzo. Un cazzo. Scusate il francesismo. In questa partita mi aspettavo di vedere almeno 20 i primi 20 minuti un po' meglio. Magari un po' più rombanti, un po' meno passivi, soprattutto. Niente, niente, niente. Nulla cosmico nel primo tempo, ragazzi. Nulla cosmico, tranne quella mezza occasione di Rogue che vi citavo prima. Ripeto, contro l'Atalanta mi aspetto una reazione. Mi aspetto di vedere Godin in campo, perché Klavan, ragazzi, mai più. Klavan oggi disastroso. Valukiewicz pure non mi è piaciuto molto, anche se Valukiewicz qualcosa. Qualcosa la può migliorare. Klavan ormai ha 35 anni, non può fare più niente. Klavan è arrivato, ragazzi. Klavan è arrivato completamente. Valukiewicz almeno qualcosa la può migliorare. Qualcosa la può migliorare perché ha personalità. È sempre lui. Tra l'altro, è sempre lui. È sempre lui che prova il passaggio in avanti. Klavan, l'unica cosa che fa, o è dare palla a Valukiewicz, o è dare palla a Cagno, o è lanciare a cazzo. Cioè, è quello il gioco di Klavan. E poi marcare come gli pare, provare a marcare, ma non marca Klavan, raga. Oggi Klavan non ha marcato niente, se l'è persi tutti i marcatori. Cioè, la difesa oggi è completamente disastrosa, disastrosa. E io direi di concludere qui perché tanto sarebbero soltanto critiche alla squadra che non fanno bene, cioè sì, fanno bene, però fino a un certo punto, altrimenti continuo e potrei arrivare su insulti un po' più difficili, più pesanti e debito. Quindi niente, Lazio che vince meritatamente, è una squadra comunque che io comunque sia, non sto dicendo che questa partita dovevamo vincerla, perché la Lazio, ragazzi, è superiore a noi in ogni zona del campo. In attacco, Immobile, Correa sono palesemente superiori a João Pedro e Simeone. E a centrocampo Milinkovic è superiore a Rog e tutti quanti. Luis Alberto tecnicamente è molto meglio del nostro centrocampo. Cioè, Luis Alberto tecnicamente ce li fa fuori tutti e tre, a Rog, Nandez e Marin. E in difesa Acerbi è molto meglio di Valukiewicz. Però ragazzi, in casa, davanti al pubblico, che sì, erano mille i tifosi. Però in casa, raga, in casa sono punti che dovevano arrivare. Almeno un punto io me lo potevo aspettare, me lo volevo aspettare, perché anche per prenderci una mezza rivincita per il match che abbiamo giocato l'anno scorso alla Sardegna Arena, e quindi mi aspettavo di vedere almeno una reazione, un Cagliari un po' più rombante, più forte, più reattivo. È stato questo, allora erano molto più reattivi di noi. E niente, raga, questo è quello che voglio dirvi. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa partita. Lasciate il vostro commento qua sotto. Mi raccomando, passate anche nei miei profili Instagram che vi lascio qua sotto. E niente. Forza Casteddu, questo ragazzi, questo. Che tra l'altro non ve l'ho mai fatto vedere. Questo non ve l'ho mai fatto vedere, il gagliardetto firmato da Marco Sau. Questo non si abbandona niente. Questo non si abbandona mai, mi raccomando, ragazzi. Il Cagliari può perdere. La squadra può perdere, può retrocedere, può andare da qualunque parte. Però questo rimane sempre qua dentro, rimane sempre qui dentro. Forza Casteddu sempre. E ciao ciao.